piacere. Molto lieta di conoscerla. Piacere mio. Dica tutto. Voleva dei profumi, immagino. Sei nella mia profumeria, certo, voleva dei profumi, ok? Che tipologia di profumi predilige lei? Dolci, fantastico. È la mia specialità. Allora, ne ho alcuni che sono tutti dei tester. Glielo dico prima perché è gente che compra anche il tester, quindi vabbè, lasciamo perdere. Allora, profumi dolci gliele posso far vedere quattro, che tra questi tre ce n'è una che è un'acqua profumata, però le piacciono anche le acque profumate. Top, perfetto. Allora, iniziamo da questa. Questa qui del Livre Rocher è meravigliosa, signora, veramente stra, iper, mega, super consigliatissima. Questa qui è la profumazione menta e fragola, raspberry, peppermint. Ce ne sono anche altre, certo, mi sembra che ce ne siano 8 di profumazioni diverse del Livre Rocher. Sì, esatto, io ho una collaboratrice, insomma, sì, che mi dà sempre dei prodotti Yves Rocher, quindi da me trova sempre dei prodotti Yves Rocher, sia profumi che prodotti per il corpo, beauty, esatto, anche questo beauty. Yves Rocher Parfum Mist Corp et Chevaux Body Air 100 ml. Guardi che bello questo packaging con la scritta verde, il tappo verde. Trasparente, sì, bellissimo, bellissimo. 100 ml, sì, ha capito bene. E beh, bello, anche come regalo. Non deve far regali a nessuno, lo tiene per sé. Fantastico, ancora meglio. Però è stupendo. Ha il tappo, certo. Spray, acqua profumata classica. È meravigliosa. Sì, adoro. Senta che buono, senta che profumo, mamma mia, è dolce, non è stucchevole, vede? Eh sì, questo è fantastico. Un'acqua profumata che viene voglia di mangiarla quando se la spruzza sul corpo, viene voglia di mordersi la pelle, da tanto che è buona. E poi dura tanto, la cosa bella di questi prodotti del Livre Rocher, sia profumi che le acque profumate durano tantissimo. È una cosa meravigliosa, sì, esatto, una caratteristica meravigliosa. Questa qui. Questa profumazione qui vuole. Fantastico, gliela metto da parte, vado poi a prendere il profumo vero e proprio, l'acqua profumata, non il tester. E poi le voglio mostrare questo. Hopeful Wish Luxury Luxury Eau de Parfum for Women, da questo 50 ml, se non sbaglio, sì. Devo andare a vedere la scatola perché non c'è scritto. Ma forse c'è scritto qua sotto, aspetti. 90 ml Eau de Parfum, sì, qua sotto. 36 mesi di scadenza, made in Poland. Ok? Questo è un tester, sì, come vedete l'hanno già usato. Però è fantastico. Liquido rosa, barattolo in vetro, tappo in plastica, anche questo è spray. Voilà, così. E spray anche questo, sì, vede? Un pochino piccolo. È dorato, questa parte qui dorata, il tappo nero. Bello perché si vede attraverso. Il barattolino in vetro è bellissimo. È di un'eleganza, una raffinatezza stupendo, veramente. Hopeful Wish for Woman, sì, per le donne assolutamente. Questo glielo spruzzo, ok? Voilà, perfetto. Sì, è buono, questo è un po' più amarognolo, se devo proprio dirle la verità. Sì, un po' più agrumato, brava, muschiato quasi anche, sì. Questo non le piace, l'odore non le è piaciuto. Va bene, ok? Certo, non è per tutti, ovviamente. Le faccio vedere questo. Cadendo le mani di burro oggi. Questo Secret Moon, bellissimo. Questo anche packaging in vetro stondato, guardi che bello particolare. Quasi una piramide, piramidale, sì, esatto. Ha questi quattro angoli, questi spigoli. Il tappo così in acciaio. Così, ok. Voilà, questo. È liquido, è viola, trasparente, rosa. Rosa, Secret Moon si chiama, sì, esatto. Secret Moon, fior di magnolia. Lo vendiamo noi, ma questo lo può trovare anche all'Eurospin. Ok, questo è quasi, non dico a calamita, oggi mi cade tutto dalle mani. Non dico a calamita, ma è quasi a calamita, ok? Quando si chiude. No, non è a calamita, però più o meno il tappino, vede? È bellissimo questo, anche fa una bella figura, una gran bella figura. Se lei a casa ha una postazione
faccio vedere, è bellissimo questo. Poi le dico tutti i prezzi, certamente. Lei si è già fatta un giro per la nostra profumeria? O se lo fa dopo, magari certo voleva prima che le dessi qualche delucidazione. Ha visto quanto è grande la nostra profumeria? È nuova, nuova, sì. Nuovissima. E abbiamo infatti dei profumi che solo noi vendiamo. Tra cui prodotti Vrochet, che li trovo solo da noi. O a una presentatrice. Esatto, conosce qualcuno che vende prodotti Vrochet? Se no, li vendiamo solo noi. Non li trova da altre parti, nei negozi Vrochet non lo trova. Esatto. Poi le faccio vedere questo, in scatolato con le stelle, questa scatola con le stelline, bellissima. Questo è proprio un gioiello, signora, veramente. Ma ci possiamo dare del tu? O devo continuare a darle del lei? Ci diamo del tu, fantastico. Come si chiama lei? Maika, ok. Guardi che bello, guarda che bello, scusami. Ti chiedo se posso darti del tu, poi dirò lei. Bellissimo, questo ha la mappa. Sì, questo fa un figurone sulla postazione make-up, cara mia. Guarda se non è un gioiello questo profumo. Questo è per le donne che non devono chiedere mai. Come gli uomini, sì, esatto. Con questo pendaglietto, adesso te lo tolgo dalla confezione. Guarda che bello, tutta seta questo tessuto. Qui c'è tutta la storia del profumo. Vedi? È bellissimo. È un gioiello questo, sì. Sia da regalare, certo, lo vendiamo anche noi, ovviamente, questo sì, lo vendono anche altre profumerie, mi sa questo. Ormai stanno imborghesendo tutti, ci stanno copiando, scopiazzando tutti, purtroppo sì. Però lo vendiamo soprattutto noi questo profumo, poi lo puoi trovare magari anche in altre profumerie. Ci scopiazzano. Questo è dolce, dolce, una coccola, proprio una squisitezza, direi assolutamente bellissimo. Merchant of Venice, mercante di Venezia, bellissimo, se riesco, un po' difficile a togliere, no? È meraviglioso, guarda, guarda che bello, tutto tessuto, tutta seta, esatto, brava, ti sei ricordata, te l'ho detto prima. Guarda se non è una meraviglia questo occhio, farlo cadere, non farlo cadere. Al tappo così, bellissimo, dorato con questa bussola. Sì, è una bussola. È una bussola, tappo trasparente, il resto è dorato. Guarda anche il colore della nappina che riprende il colore del profumo e del barattolo. Cioè, è una meraviglia. Questo sulla postazione make-up tesoro fa un figurone. Figurone, ci sono anche io riflessa perché è trasparente il liquido, il barattolo di vetro, certo di vetro, tocca pure, certo. Anche questo è un tester, si vede che le mie colleghe l'hanno fatto usare, ma questo non andava usato, questo dovevano comprarlo. Comunque vabbè, i miei colleghi l'hanno usato per altri clienti sicuramente, poi li sistemo io. Però guarda che bei colori che fa, vedi che bello, che belle luci, quasi rossastre, rosa più che rosso. Arancione, dorato, giallo, guarda che bello. Come lo muovi, cambia colore. Poi se il sole colpisce questo barattolo, questo profumo meraviglioso, non ti sto a dire che colori che ne escono fuori, bellissimi. Questo anche è meraviglioso, guarda, c'è anche scritto The Merchant of Venice sul tappo. Cioè, veramente bellissimo. Personalizzato, certo, con la nappina qui attaccata, che dà un tocco di classe. Guarda che meraviglia. Bellissimo. Poi io amo questi colori ambrati, dorati. Bellissimo. Te lo spruzzo un pochino. Oh, fresco subito, ma senti che profumo. Mamma mia. Mi viene voglia di mangiarlo. C'è un modo per chiuderlo bene, sì, aspetta. Ok, così si chiude, solo in un modo, solo in un verso si chiude il tappo. Se tu lo metti male non si chiude, non devi sforzarlo. Si chiude solo in un verso, come hai visto. Lo tiri su con facilità, si apre. Solo da una parte si chiude, così. Ok? Dall'altra parte non si chiude, come vedi, si chiude male. E vuol dire che non è il suo posto, non è il modo di chiuderlo. Questo si chiude, così si chiude, ok? Sembra quasi aperto, ma è chiuso. Questo te lo lascio un attimo fuori.
fartelo ancora ammirare bene, ti metto tutti i profumi qua vicini, eccolo qua. Questo non ti piace? Bugiato, via. Allora, ne sono rimasti tre. Ne abbiamo anche altri, ma ho scelto per te quelli più dolci. Mi hai detto che ti piacciono i profumi dolci, quindi assolutamente. Sì, certo, fatti ancora un giro, va benissimo, io sono sempre qua, se hai bisogno. Se me ne vado io ci sono i miei colleghi comunque, ok? Va bene, ti ringrazio che sei venuta a trovarmi. Spero di averti conquistato con i miei profumi, ok? Ciao cara, a presto.